È stata presentata presso il centro commerciale Cassiopea di Sant'Arsenio la kermesse Teatro Amore Mio, che da domenica 22 ottobre vedrà esibirsi al centro sociale Don Bosco di Polla numerose compagnie teatrali. Il prestigioso cartellone teatrale organizzato dall'Associazione Tempo e Memoria con il patrocinio del Comune di Polla in partenariato con la Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, Sodalis, CSV Salerno, il Centro Commerciale Cassiopea e la collaborazione di numerosi imprenditori che credono nella valenza dell'iniziativa culturale e turistica. Un elogio e un plauso fa soprattutto a quanti stanno portando avanti questa iniziativa culturale. Siamo alla 15ª edizione, tanti giovani si sono affacciati al teatro, quindi questo significa anche momenti di aggregazione dei giovani. Se tutto questo cresce in questo territorio è dovuto anche a un lavoro di sinergia. Infatti molti privati del territorio, imprenditori, sostengono questa iniziativa oltre al comune. Io, nella veste di amministratore prima e di presidente della comunità montana poi, ho cercato di dare un piccolo contributo alla crescita di questa e alla diffusione di questa bellissima arte che è il teatro, perché sono 15 anni che nel mio comune si tiene una rassegna teatrale, così come sono 15 anni che l'associazione Tempo e Memoria organizza questa rassegna. Anche qui a Polla siamo presenti come istituto di credito per appoggiare questa rassegna teatrale che oramai è consolidata qui nel territorio di Polla. Noi come Banca del Cilento di Sassano, Vallo di Diano e Lucania vogliamo sostenere, come abbiamo già fatto nel passato, questa rassegna teatrale con gli attori, con le compagnie del territorio, con le compagnie che vengono da fuori, e quindi vogliamo sostenere questa ventata di culture che qui nel Vallo di Diano si sta riprendendo alla grande. Basti pensare al Teatro Comunale a Sassano, al Teatro a Sala Consilina, alla rassegna insomma dei ragazzi di Sala Consilina del Toco Film Festival. Noi siamo sempre pronti a questa iniziativa perché crediamo in questo territorio, crediamo nei giovani, crediamo nella cultura. Come l'anno scorso abbiamo 18 compagnie in cartellone, iniziamo e chiudiamo noi come padrone di casa. Le varie compagnie che compongono il cartellone le chiamiamo amatoriali, ma in realtà sono compagnie che solcano palchi molto più importanti di quello che modestamente gli offriamo noi. Infatti quattro compagnie fanno parte del cartellone del San Carluccio di Napoli, mentre due del Teatro Diana. Una manifestazione che sta crescendo negli anni, alla sua 15ª edizione hanno fatto un cartellone di tutto rispetto. E io penso che sia doveroso da parte di nostro, di noi, degli imprenditori, delle banche locali, dei commercianti, tutti, stargli vicino per accompagnarli, perché il teatro è cultura e forse è un po' quello che manca nella nostra zona, e cerchiamo di far restare qualche giovane nella nostra zona avvicinandolo al teatro, che e poi sperando che possa restare qui con noi, anche perché noi in inverno non è che si fanno è bellino l'inverno, quindi se c'è qualche cosa, qualche iniziativa di questo genere si fa, ben venga, e dobbiamo sostenerlo con tutte le nostre forze. Io sono passato dal calcio al ciclismo e adesso con il teatro mi piace stare in mezzo ai giovani e soprattutto mi piace recitare, ecco perché non soltanto faccio parte del team anche come assistente spirituale, ma recito pure io in alcune commedie, soprattutto evidentemente che sono più idoneo al mio ruolo, insomma, ecco. E diciamo che questa rassegna potrebbe essere veramente il volano intorno al quale far ruotare tanta gioventù e di Polla, ma non soltanto di Polla.